Tre francesi, uno di 31 anni di Poissy, uno di Chamonix di 27 anni e uno di 21enne di Épargne, nel pomeriggio di ieri, sono stati fermati e denunciati dalla squadra mobile di Biella per utilizzo indebito di carta di credito, dopo essere stati bloccati in un noto centro commerciale alle porte della città. Una vera e propria trasferta estera quella di tre ragazzi, con diversi precedenti contro il patrimonio e per truffe con carte di credito commesse in Francia. Proprio a causa degli svariati precedenti in patria, hanno deciso di provarci in Italia. Gli accertamenti sono ancora in corso per verificare l'utilizzo delle carte sequestrate. Tuttavia, da quanto emerso dai primi riscontri, risulterebbe che il gruppo prima ha fatto sosta a Novara, presso un centro commerciale, dove ha acquistato un paio di ciabatte, una giacca e un televisore al plasma. Da quanto accertato dagli investigatori, i tre malviventi avrebbero poi fatto sosta anche presso l'outlet di Vicolungo, ma sono ancora in corso gli accertamenti per verificare ulteriori acquisti. Da Vicolungo sono passati a Biella. Hanno provato a comprare altra merce per un valore di 1.400 euro, ma qui la carta di credito, reperita a Chamonix ed intestata ad un francese, ma emessa in Medio Oriente, non ha funzionato e la transazione non è andata in porto. Qui probabilmente i tre francesi hanno capito che la carta era ormai diventata inutilizzabile e hanno rinunciato all'acquisto e si sono dirigiti verso l'uscita. Insospettiti da tanta fretta, il personale del centro ha chiamato le forze dell'ordine. Accompagnati in questura, prima hanno provato a celare la loro identità, ma la cooperazione tra la polizia e la dogana di Ventimiglia ha consentito di ricostruire il profilo criminale dei tre giovani e dell'intestatario della carta utilizzata. Dovranno anche rispondere per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Infatti, durante la perquisizione sono stati rinvenuti un tronchese, uno spray urticante e una pistola finta. In più, 700 euro.